Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. Vlogmas. Mm-hmm. Con la B. Esatto. E comunque oggi andiamo a fare l'esperienza tatuaggio. Esperienza tatuaggio. Eccolo qua. Yeah! Ecco, esatto, c'è anche Martina perché lei ha fatti più di me, quindi parlerà anche lei della sua esperienza e stacca subito il telefono. Sì. Scusate ragazzi. Allora, partiamo dal fatto che l'ho fatto esattamente ieri, quindi come avete visto c'è il video, quindi se non l'avete visto andate a vederlo. Questa postazione mi piace un sacco perché c'è dietro l'albero di Natale. E vabbè, allora, parliamo di questa esperienza dei nostri tatuaggi. Il mio ovviamente questo qui è stato il secondo, perché il primo ce l'ho la caviglia che l'ho fatto insieme a lei. Abbiamo fatto un fiocco, io ce l'ho azzurro, lei ce l'ha rosa. Quello lì è stato molto doloroso, da una scala 0 a 10, gli do tipo un 9. No, a me 8, 7, dai, 9 è troppo. No, a me l'ha fatto veramente male. E mentre questo qui invece è una scala 0 a 10, gli do tipo un 6, cioè qualcosa proprio di scadente. Perché il dolore, cioè io mi aspettavo molto molto di più, perché lei aveva fatto una rosa, se vuoi farla vedere. Eccola. Raga, non so se si vede però. Ecco, ah, sì. Devo mettermi più in qua, ok. Eccola lì. E quando lei aveva fatto la rosa si vedeva che faceva male, quindi io pensavo, oddio, morirò. E invece non sono morto, anzi ho fatto... No. Perché? Sì, non le ha fatto tanto male, fortunatamente, raga, perché di solito qua è uno dei punti in cui dovrebbe far più male, ad esempio a me. Sì, a me hanno sempre detto che fa malissimo là. Come, sì, mi avevano detto che faceva male qua dietro, però ho detto, vabbè. E niente, in teoria quel giorno mi avevo detto che doveva venire con me una mia amica che ha la fobia degli aghi, più mia cugina alla fine mi ha lasciato da solo. Questo ve lo dico adesso, non ve l'ho detto nel vlog ieri perché ero un po' di fretta così e non sono riuscito a dirvelo. Quindi mi ha lasciato da solo, io sono stato lì da solo, da tatuatore così. E ogni tanto cercavo di dire qualcosa perché c'era brutto stare zitti. Comunque ci hanno messo tipo mezz'oretta, non di più. Vabbè raga, comunque i tatuaggi veramente. Spiega il significato. Il significato lo spiego nel prossimo video perché questo... Ah ecco, adesso ovviamente volevo spiegarvi come disinfettare il proprio tatuaggio. Allora, praticamente vi lascio subito un video a parte nel mentre parlo, perché quel video sarà senza audio, quindi voi non vedrete più me, però vedrete il video e sentirete comunque la mia voce. Praticamente mi vado prima a sciacquare bene bene le mani col sapone neutro. Sì, tu puoi fare quello che vuoi, tanto c'è sotto il video. E dopodiché vado a mettere il sapone nella mano e vado a sciacquare delicatamente il tatuaggio, tutto ciò con acqua tiepida. Dopodiché asciugo bene 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 la parte attorno con quello che volete, mentre il tatuaggio invece vi conviene asciugarlo con dello Scottex, in modo tale di avere qualcosa di più pulito. Sapete, un asciugamento magari sta in faccia, nel culo di tutti. E quindi niente, poi utilizzate lo Scottex per pulire il vostro tatuaggio, per asciugarlo. Dopodiché ci mettete il betanthenol, che io qui non ho, quindi non posso farvelo vedere, però ve l'ho fatto vedere nel video. Quindi ci mettete il betanthenol e niente, spalmate lì, lasciate un po' lì senza togliere la crema, come tipo ha fatto prima Martina in balcone che siamo usciti a fumare, che mi ha aggrappato così per i bracci, mi ha tolto un po' di crema, però ne è rimasta un po' in colpa. Mia cugina mi fa, perché ieri ovviamente poi dopo mi sono visto con mia cugina, lei con tutte quante. E vedi che adesso ti vedo. Scusate raga, però è il mio idolo, quindi che dobbiamo fare? Questa è la vita di noi giovani. E dopo che mia cugina mi fa, domani ti farà male, perché ieri mi faceva un po' male, mi aveva anche gonfiato un po', era abbastanza in rilievo. Che comunque è tutto normale, per chi non lo sapesse, per chi si vuole fare un tatuaggio. E quindi boh, stamattina mi sono svegliato, ma non lo sentivo più, ma neanche già ieri sera non lo sentivo più proprio, cioè a volte tipo quasi quasi ti dimentichi di averlo. E boh, però comunque dovete continuare a disinfettarlo fino all'ultimo. E soprattutto, cosa molto importante, quando vi inizierà a fare tipo delle crosticine, non levatele assolutamente, perché sennò andrete a togliere un po' di colore nel tatuaggio, poi verrà più sbiadito. L'ho fatto un paio di volte per il tatuaggio. Esatto. Infatti hai visto? Non dovete toglierle assolutamente. E niente, ritornando al fatto del la discussione del dolore, ovviamente ogni posto ha un dolore diverso. Infatti magari vi lascio, no, qua una bella foto magari dove ci sono i punti più dolorosi o meno,
E niente, quindi chiudo qui perché ho la batteria che si sta per spegnere. Oh, ciao! Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate le campanelline se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!